Una piazza da intitolare ad un partigiano, per non dimenticare pagine cariche di storia, per tenere viva la memoria, per non scordare atti di eroismo in nome della libertà. È la scelta dell'amministrazione comunale di Zaccanopoli, che ha voluto così ricordare il partigiano Rosina, come era meglio conosciuto Domenico Mazzitelli, cittadino di Zaccanopoli scomparso nel 2015, ma il cui ricordo deve restare imperituro soprattutto pensando ai più giovani, che rischiano di trascurare perché non conoscono questo pezzo di storia che ha reso grande l'Italia, la storia dalla quale è scaturita la Repubblica, la Costituzione, la democrazia, la pace. È così che è nata Piazza Domenico Mazzitelli, partigiano Rosina, nel corso di una solenne cerimonia che è culminata con l'intervento del professor Saverio Di Bella, docente di storia moderna e del Risorgimento all'Università di Messina. È stato il sindaco Caparra a sottolineare il valore e il significato di questa decisione di intitolare una piazza ad un partigiano che era figlio proprio di questo paese. La cerimonia di intitolazione della piazza al partigiano Domenico Mazzitelli, o meglio conosciuto come partigiano Rosina, ha un significato assai profondo legato al momento storico particolarmente difficile e critico, non solo dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista del disagio sociale molto diffuso, dalle difficoltà che le famiglie vivono. Si è voluto attraverso questa manifestazione, questa intitolazione, ricordare il partigiano, i partigiani, il momento storico, la storia insomma, che ha diciamo, il significato della resistenza, ma attraverso questo ritrovare quei valori che purtroppo si sono smarriti e che soprattutto tra i giovani non ci sono più, augurandoci appunto che possa aver raggiunto l'obiettivo, cercheremo di proseguire su questa strada attraverso una serie di altre manifestazioni che faremo nel tempo.